chi era Francesca, al di là del fatto di essere tua figlia? Era una ragazza solare che si è sempre dedicata molto agli altri, faceva la bagnina di salvataggio, donava il sangue e purtroppo a un certo punto si è ammalata, ma ha continuato fino all'ultimo a fare delle cose utili agli altri, perché in realtà stava facendo la tesi e l'ha scritta su quello che stava vivendo in quel momento. Nel libro che cosa si trova, o al di là della sua storia personale? Oltre alla tesi abbiamo voluto mettere altri dettagli legati al cibo, per cui abbiamo preso chef stellati che parlavano di cibo e davano delle ricette, dei professionisti, dei dietologi, per poter avere una guida utile per mangiare bene, quindi, ma che vale per tutti, vale per chi sta bene e chi purtroppo è ammalato o ha un percorso come Francesca. Quindi cibo, relazione stretta tra cibo, malattia e cure, ma anche, come dicevi tu, consigli per chi vuole comunque un'alimentazione sana. Questo libro però è finalizzato a uno scopo ben preciso. Certo, sempre sul concetto delle cose utili l'abbiamo voluto fare come onlus per poter generare dei fondi da dare alla ricerca, e abbiamo guardato un po' in giro per il mondo, non solo per l'Italia, a Fano, nell'Università di Fano, quindi nel Dipartimento di Biotecnologie legato all'Università di Urbino, dei ricercatori che stanno lavorando da tempo e che pensiamo di aiutare in questo modo, quindi in modo molto concreto, quindi anche misurabile e verificabile. Ecco, chi vuole approfondire un po' le tematiche contenute nel libro e conoscere un po' tutto quello che ci sta dietro, come fa? Presto ci sarà una presentazione ufficiale. Allora, venerdì è alle 18 alla Fondazione Carifano, che c'è stata vicino e stata complice di questa avventura assieme a tutta un'altra serie di associazioni del territorio, perché il tema, al di là dei fondi che rimangono nel territorio, è un po' caro a tutti, per cui diciamo che da questa triste storia vogliamo fare qualcosa di utile, di positivo.